Parte la campagna per il no al referendum costituzionale da parte della Lega Nord. Oggi si sono incontrati i rappresentanti dei comitati e delle segreterie territoriali del Friuli Venezia Giulia del Carroccio, i quali, per dar forza alla loro posizione netta in merito al referendum di novembre, si sono avvalsi di un gruppo di giovani giuristi che avranno l'onere di analizzare tecnicamente gli aspetti del testo di riforma della Costituzione voluta dal governo. Il deputato Massimiliano Fedriga ha in primis ricordato come le novità volute da Renzi vadano a minare la specialità regionale, non disdegnando un commento prettamente politico. In Friuli Venezia Giulia siamo particolarmente colpiti dalla riforma, perché l'intento è quello di annientare la nostra specialità. Togliere la specialità del Friuli Venezia Giulia vuol dire diminuire il diritto alla salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, vuol dire colpire le autonomie locali, vuol dire dare meno servizi ai cittadini di questa regione. Per quello noi invitiamo ovviamente tutti ad andare a votare no, perché togliere la specialità vuol dire che le nostre tasse continueranno ad andare lontano invece che rimanere vicino e garantire un ritorno in termini di servizi ai cittadini di questa regione. In secondo luogo c'è il secondo obiettivo, ovvero quello di mandare a casa un Presidente del Consiglio sbagliato che sta facendo male al Paese. Il consigliere regionale della Lega Nord, Barbara Zilli, ha poi introdotto il gruppo di giovani giuristi padani che entreranno nel merito degli aspetti tecnici e legali della riforma. Noi lanciamo oggi questa iniziativa, ma che vuole essere un supporto al partito, ma più in generale alla società civile, rispetto allo studio, alla conoscenza delle tematiche legislative che sono molto spesso di complessa individuazione ed analisi, grazie al contributo dei giovani, appunto, giuristi padani, coloro i quali che studiano giurisprudenza o sono neo laureati, sono giovani avvocati, sono giovani notai, che vogliono in qualche modo dare un contributo concreto e tecnico nel capire quelle che sono le maglie di questa legislazione.